ad Oscar Sanna che parlerà appunto di Gonnesa, stasera giochi in casa. E Oscar è il presidente dell'Associazione Culturale Sant'Andrea e ha questa passione per i costumi che nasce già da prima della costituzione di questa associazione. Poi certo, con la costituzione dell'associazione la passione forse è anche cresciuta perché si rafforza certo la responsabilità del dovere voler fare un lavoro serio. Oscar è una di quelle persone, non è l'unica nel campo dei gruppi folcloristici che ha iniziato molto giovane, quando aveva 16-17 anni, e quando l'altra sera ci siamo sentiti, ci conosciamo da parecchio tempo, però un po' ci dovevamo sentire prima di questo convegno, mi ha detto: sai, perché da noi, quando io ho iniziato a occuparmi di questa cosa, la risposta era: non, da noi non esiste un abbigliamento tradizionale, da noi. E io in questo mi sono ritrovata molto nella stessa situazione. E invece Oscar adesso è diventato un collezionista di capi originali per quanto riguarda l'abbigliamento di Gonnesa. La sua indagine, il suo campo di ricerca si muove attraverso appunto il recupero di capi originali, il recupero di foto, l'intervista agli anziani e Oscar sta facendo anche un lavoro negli archivi, sta consultando atti notarili e testamenti. Per cui un lavoro molto interessante dove le informazioni si incrociano e trova la disponibilità dei suoi concittadini e mi diceva che con molto piacere le persone che per certi versi se non per un rapporto affettivo non se ne fanno più niente di un capo originale danno a lui come custode di questo patrimonio della comunità di Gonnesa. E sono anche molto orgogliosi, non solo perché lui custodisce molto bene, ma anche perché in alcune occasioni i componenti del gruppo Sant'Andrea indossano questi capi originali e logicamente i proprietari sono orgogliosi di sapere che Gonnesa è rappresentata da capi che erano di quella famiglia, che hanno una storia. Per cui adesso ti cedo il microfono e raccontaci. Ok. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti così numerosi. A nome dell'associazione che rappresento, l'Associazione Culturale Sant'Andrea, ringraziamo il Comune, ringraziamo i relatori che sono venuti qui con noi questa sera, Marinella, ringraziamo anche Andrea Locci, Matteo e Sandrino che ci hanno portato queste tre mostre che potete ammirare nei locali del Solibario. Volevo raccontarvi un po' come è nata questa idea di questo convegno. È nato da una chiacchierata con Marcello, che poi sentiremo più avanti, proprio per dei punti di unione che abbiamo ritrovato in diverse tipologie di abbigliamento un po' sparse in tutta la Sardegna. E quella che ci accomunava di più, forse nella variante ottocentesca, era proprio le diverse sovrapposizioni di gonne e il volume appunto delle gonne stesse. Quindi con Marcello e con i ragazzi dell'associazione abbiamo voluto mettere in atto questo convegno e vedere un po' le similitudini che uniscono questi punti diversi della Sardegna, anche se siamo così lontani. Io questa sera andrò a parlarvi dell'abbigliamento di Gonnesa, di alcune tipologie dell'abbigliamento di Gonnesa, per vedere un po' come si è evoluto nel tempo. Adesso il paese di Gonnesa conta più o meno circa 5.000 abitanti, nel secolo scorso era un centro veramente più piccolo, si è sviluppato poi con tutta l'attività mineraria e tutto il circondario, quindi siamo diventati un centro abbastanza importante nel Novecento e nell'Ottocento. Il centro più grande che abbiamo a pochi chilometri da Gonnesa è l'Iglesias. Ed era il centro che, come capitava in altre parti della Sardegna, dettava la moda. Quindi le gonnesine del secolo scorso si rifacevano comunque quindi alla moda del centro più grande, come anche tutti i paesi che gli stavano attorno. Anche perché si andava ad Iglesias per comprare tessuti, si andava ad Iglesias per comprare gioielli, gli stessi tessuti che poi arrivavano ad Iglesias arrivavano da Cagliari, quindi da altre zone dell'Italia, della Francia, della Spagna. L'abito più caratteristico di questa zona, e quindi anche quello di Gonnesa, è l'abito che vediamo sia rappresentato nel manichino, un abito originale di fine Ottocento, e anche nella fotografia che vedete alle mie spalle. È detto l'abito da Nostrara con Samantiglia. Che cos'era sta Nostrara? Era la donna che indossava l'abbigliamento tradizionale.
proprio per differenziare appunto la donna che vestiva il costume, quindi l'abbigliamento tradizionale, da quella che vestiva la moda europea, quindi vestiva da dama. Era il copricapo di massima gala per eccellenza, era, come dicevano le signore anziane, era il cappello delle donne. Veniva indossato appunto il giorno delle nozze dalle donne di ceto elevato. E come potete notare anche dal manichino, il volume della gonna era molto ampio, perché la moda ottocentesca prevedeva un busto molto stretto, con i fianchi molto con una vita molto stretta, con dei bustini quindi che stringevano la vita, e questo volume nei fianchi, che veniva accentuato anche molto spesso da un rotolo di stoffa che veniva attorcigliata attorno alla vita e sovrapposti diverse gonne. In alcune occasioni, soprattutto per le occasioni di gara, per le occasioni di matrimonio, arrivavano fino a 7, compresa poi la gonna che veniva appoggiata sopra. Quindi adesso andiamo a vedere un particolare di un testamento che ci racconta, oltre all'utilizzo della mantiglia che abbiamo visto, anche l'utilizzo di altri copricapi. In questo caso è il particolare di una fotografia di un testamento risalente al 1858 di una signora che era vedova, che abitava nel villaggio di Gonnesa. La signora era la vedova Puddu. Nel testamento la signora lasciava alcuni suoi vestiti agli eredi, e in questo elenco di questo testamento, oltre ai gipponi di raso, ai grembiuli di lustrini, le gonnelle di panno e di indianina, queste gonnelle di indianina, poi ce ne sono alcuni esemplari di cotone stampato, gli lascia anche due cuffie di seta, un fazzoletto di seta e due panicci detti de colori, che sarebbero quel copricapo che avete visto sulla mostra in orbace o in panno finissimo, bianco, che poteva essere tinto dopo le nozze e prendeva il colore verde o azzurro a seconda della tintura con cui veniva tinto, con le erbe che veniva tinto. Assieme poi a questi panicci lascia anche tre fazzoletti di tulle, quattro grembiuli, due fazzoletti di lana e tre fazzoletti detti di colore, che erano quei mucadori manuso che arrivavano dal continente, quei fazzoletti stampati di cotone. Adesso vediamo in una fotografia di fine Ottocento della famiglia Lenzu alcune fogge di abbigliamento popolare in utilizzo a Gonnesa, dallo scialle a sumucadori manu, a subanice voroi, o la bambina che indossa ad esempio un fazzolettino di seta legato sotto il mento. Nonostante fossero tutte della stessa famiglia, avevano tutte copricapi diversi. In quest'altra fotografia lo stesso possiamo osservare altre varianti, altre tipologie di modo anche di indossare l'abbigliamento. Una cosa particolare era anche come appendevano al collo il ventaglio, le perre colorate, molto spesso, come la signora che è in mezzo, indossa una perla che era praticamente uno scialle di seta che veniva tagliato in due e usato per coprirsi. Oltre a queste tipologie che abbiamo visto, un'altra cosa molto particolare del nostro abbigliamento era il fatto che annodassero i fazzoletti bianchi. Era proprio una caratteristica dell'abbigliamento dell'area inglesiente, quindi tutti i paesi attorno ad Iglesias, che comprendeva comunque questa moda anche Porto Scuso e Sant'Antioco. Indossavano il fazzoletto bianco annodato sotto al mento, e stava a rappresentare che la donna che indossava questo copricapo era sposata. Infatti, come potete notare anche nel manichino sotto la mantiglia, nonostante la mantiglia indichi che lei è sposata, perché era un copricapo che poteva indossare soltanto una donna maritata, veniva annodato anche il fazzoletto bianco, e questo poteva essere utilizzato anche per occasioni di mezza gala, dove non era richiesto proprio quindi l'abito di massima gala come poteva essere la mantiglia, e quindi molte donne utilizzavano anche soltanto il velo bianco annodato, e questo fazzoletto bianco andava poi quindi sotto a tutti gli altri copricapi, come scialli di seta, scialli ricamati e panicciosu, sempre ad indicare appunto che la donna che lo indossava era sposata. Adesso abbiamo un altro particolare di un altro testamento relativo al 1871, dove il proprietario terriero e contadino Massida lascia alcuni suoi averi ai figli. Tra alcuni gioielli che il contadino e il proprietario terriero aveva lasciato compaiono dei rosari d'oro a 14 poste, una catena d'oro con aquila, dei pendenti d'oro, anelli, altri tipi di collane in madreperla
ingranati. La cosa particolare appunto che compare molto spesso in questi testamenti, questo elemento, un'aquila con le due teste. Se noi vediamo nella fotografia, la signora in basso sulla destra indossa una collana, nonostante lei sia vestita alla moda civile, indossa una collana che richiama appunto la gioielleria più antica. Il signore in alto a destra era appunto il proprietario di questa struttura dove siamo noi adesso. Lui è stato sindaco a Gonnesa durante anche poi i moti del 1906, è stato un sindaco molto importante che viene ricordato appunto nella storia del nostro paese. E quindi adesso vediamo ad esempio in questa fotografia altri esempi di gioielleria molto particolari, ad esempio come la signora con la cuffia sulla sinistra indossa un elemento con un fiocco e alcuni elementi centrali che finiscono con una croce, come la signora in mezzo lo stesso, una collana con dei granati e saganacca che sono dei vaghi d'oro vuoti praticamente, oppure l'ultima signora sulla destra che indossa una serie di collane di granati o di vetro lavorato. Quindi vediamo che anche nella gioielleria, come nell'abbigliamento popolare, non c'era una tipologia solo ed esclusivamente di gioiello o di abito, ma variava a seconda dei gusti e a seconda del ceto sociale della persona che andava ad indossare l'abito. Possiamo vedere in questa slide alcuni esempi di gioielli originali che sono stati ritrovati. Abbiamo dovuto fare una cernita perché abbiamo ritrovato veramente tanto materiale, quindi oggi abbiamo messo soltanto poche fotografie, altrimenti avremmo dovuto chiacchierare veramente per tanto tempo. Notiamo quindi, oltre ai classici gioielli sardi, i gioielli di importazione che noi chiamiamo borbonici, che sono gioielli appunto che arrivano dall'area napoletana, partenopea, quindi sono tutti gioielli di importazione. Sono molto particolari anche questi orecchini in forma di otto con un serpente. E poi un altro elemento molto particolare che ritroviamo anche nel manichino è un sughettao, che era una lunga catena che veniva attorcigliata attorno al collo andando a creare un insieme di collane proprio tutto appoggiato sopra Saverra. Adesso vediamo in una fotografia un paragone tra l'abbigliamento ottocentesco, che è quello sulla destra, e un abbigliamento molto più recente. Nonostante la donna indossi un abito da lutto, vediamo come mantiene la tipologia ottocentesca con queste gonne vaporose e con la vita stretta, che è paragonata all'abbigliamento più recente. Notiamo come appunto l'abito sia andato la gonna sia andata a stringersi, quindi si è utilizzato sempre meno tessuto per fare la gonna, i grembiuli diventano più corti, i giacchini non sono più aderenti come lo erano un tempo, e le donne iniziano a preferire il colore bianco per la perla. Infatti in tutto verso la seconda metà del Novecento tantissime fotografie che noi abbiamo hanno tutte la perla bianca, proprio perché era diventato di moda l'utilizzo di questo elemento, e quindi lasciano tutte le perle colorate e usano una cosa molto più semplice. Infatti, come vediamo, a parte la signora che è un po' più anziana, le altre donne hanno tutti abiti molto più semplici, con le perle, con le frangette, oppure semplici, lisce, andando a incastrarsi davanti e non più con quelle perle che andavano a fasciare il busto, a legarsi e a incastrarsi nei fianchi con le frange di seta. Abbiamo qui altri esempi di abiti più recenti, vedete l'utilizzo della borsetta, proprio perché l'abbigliamento femminile qua non si è interrotto durante il periodo tra gli anni 20 e gli anni 30, come spesso accade in alcuni centri dell'isola, ma fino agli anni 2000, che è morta l'ultima signora più o meno, che vestiva ancora in costume, gonne e gipponi, l'abito si è indossato proprio fino alla fine, mantenendo determinate caratteristiche in occasioni festive, continuando ad utilizzare su gipponi nella vita più semplice, nella vita di tutti i giorni, sostituendo su gipponi con una blusa. Io volevo chiudere questo piccolo discorso con una fotografia che a me piace molto, perché è una fotografia degli anni 80, più o meno, dove fa vedere ancora tutte le donne, soprattutto queste erano le donne della confraternita, che vestivano ancora nella quotidianità il vestito e che per le occasioni indossavano l'abito, loro erano in lutto, però quindi usavano l'abito più bello che loro avevano per andare alla processione, proprio anche per sfatare il mito che le donne in lutto non avessero una vita sociale, avevano delle occasioni dove potevano uscire, soprattutto per le processioni e anche per i matrimoni, perché molto spesso per andare ai matrimoni levavano il lutto e mettevano il mezzo lutto, come quello che c'è esposto su.
Io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato e passo la parola di nuovo a Marinella così...